Siamo già in diretta? Ciao a tutti amici della WISP, da Pesaro le finali nazionali di calcio WISP si stanno giocando sotto la pioggia. Come diceva Lorenzo Monguzzi in una nota canzone, il saluto del sole quest'oggi ci arriva secchiate, quindi ci siamo riparati sotto le tettoie di Borgo Santa Maria e entriamo, venite con noi. Vi facciamo un pochino vedere l'atmosfera di pioggia. Eccoci qua, tutti belli, rilassati. Signori, siete in diretta su Facebook con la WISP nazionale. Nel frattempo stiamo guardando la partita dell'Islanda, 0-0. Va bene, e vi facciamo continuare i bagordi, noi andiamo dentro. Stiamo festeggiando la vittoria. Da prenderla, anche noi. Tutti vinciamo in questo campionato. Vabbè, diamo una botta di bordello per... no? Facciamo bella figura, un brindisi alla WISP. Alla WISP. Andiamo. Andiamo, andiamo, no, grazie a voi. Va bene, eccoci. Cameraman, tu metti il poncio, perché altrimenti... aspetta, andiamo a conoscere anche loro. Facciamo vedere un pochino tutte le realtà. Eccoci, Lamezia Terme, ciao. Sei in diretta su Facebook con la WISP nazionale. Oggi finalmente è arrivata la prima vittoria, sofferta. Speriamo di proseguire domani con un'altra. Speriamo che non piova ogni volta che vince, più che altro, perché è veramente un tempaccio. Meno male che abbiamo giocato al coperto, sul parquet, perché sennò fuori era un po' problematica. Infatti ci sono stati qualche piccolo problemini. È bello che quando c'erano i problemi perché li risolviamo. Ci proviamo almeno. Venite, venite. Verso di me, eccoci qua. Abbiamo gli amici, non mi ricordo mai il vostro nome, Sgorgonza, difficilissimo, di Firenze, li abbiamo intervistati ieri, diretta con la WISP nazionale, signori, vi tocca, siete in diretta da Roma, che ci raccontate, come è andata oggi? Non è andata tanto bene, si è perso 7-3, è stata una partita sotto la pioggia purtroppo e niente, è andata così. Vabbè, avrete altre partite da vincere? Speriamo, la prossima, se no siamo fuori. Bocca al lupo per tutti noi. Grazie ragazzi. Ci voleva parlare, si vede appannato? Facciamo così. Ecco qui. Ora è meglio? Ragazzi, chi? Presidente, vieni in diretta con la WISP di Roma. Dai, l'atmosfera è goliardica qui a Pesaro. Dai. No, aspetta. Siamo felici per questa vittoria. Sofferta, meritata, un po' di tante cose. Dai. Grazie della... Che dobbiamo ringraziare, Alessandro? Dobbiamo ringraziare tutta la squadra che ha la dato WISP veramente... soprattutto. Scusate, vi interrompo un attimo perché mi dicono che siamo sfocatissimi. Interrompiamo un attimo la diretta e la riprendiamo. Ci siamo? Siamo nitidi? Siamo tornati, ragazzi, una goccia di pioggia è andata sopra la telecamera. Purtroppo succede quando il maltempo imperversa. Dicevamo, ragazzi, chi stava parlando con noi? Pietro, vero? Che nel frattempo se n'è fuggito. Va bene, chiedo a voi allora, diteci tutto. Oggi è stata una bella partita, finalmente è arrivata la prima vittoria per noi, tanto desiderata. Abbiamo fatto una bella partita di gruppo soprattutto e complimenti a tutta la squadra. Ragazzi, dalla Lamezia Terme, tra l'altro, è una bella striscia per arrivare, quindi arrivare per perdere una partita non era piacevole, quindi meno male che è arrivata questa prima vittoria. Siamo quasi con cittadini. 8 ore e mezza di pullman per perdere, già l'abbiamo provato ieri, non volevamo assolutamente ripeterci in questa esperienza, quindi abbiamo dato il massimo. È il secondo anno che partecipiamo. Questa è la nostra prima vittoria. Stiamo iniziando ad ottenere risultati. Dopo un mese di allenamento intenso, finalmente riusciamo ad ottenere i risultati desiderati. Va benissimo, grazie ragazzi, grazie veramente. E ora andiamo a vedere una partita di calcio a 5, vi facciamo vedere l'indoor perché l'outdoor è, purtroppo essendo una giornata piovosa può un attimino farci confusione. Prego, vi accompagno. Ci accompagni tu? Grazie. Venite, venite. Ok, venite con noi. Entriamo dentro il palazzetto di Borgo Santa Maria.
Eccoci qua. La partita è appena terminata, siamo giusto in tempo per chiedere chi ha vinto, dato che non siamo informati, eravamo fuori con voi, e per sentire un attimino le impressioni a caldo. Ciao a tutti. Ok, venite, venite. Sembra quel film dei Monty Python, dove c'è il cameriere che porta in giro il cameraman per tutto il film, non ricordo il nome. Vediamo un po', siamo nel retro del campo. Ah no, non era finita, era finito il primo tempo, va benissimo. Vediamo se riusciamo a avere qualche impressione a caldo, senza rompere troppo le scatole alle squadre che sono giustamente concentrate sulla... Ragazzi, possiamo disturbarvi al volo? Vai. Siamo in diretta su Facebook con la WISP nazionale. Come sta andando? Al momento stiamo vincendo 1-0. Una bella partita combattuta e poi noi dobbiamo vincere per sperare nei quarti di finale. Cioè, insomma, ragazzi stanno facendo un bel lavoro. Definiamo noi, perché siamo arrivati adesso e non sappiamo per bene chi sta giocando. Di Firenze. Green Park Rangers di Firenze. Stanno vincendo 1-0. Vi abbiamo intervistato ieri e esatto. Chi riguarda le interviste su Facebook noterà che avevano promesso di passare il turno. Inquadriamo, c'è appena stato un gol in diretta. Quindi la situazione si porta sul 2-0. Secondo me potrebbero anche riuscire a mantenere la promessa. Ragazzi, la interrompiamo qui. Da Pesaro è tutto, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti.